BMR, TDEE, NEAT o NIT, BMI. Ma cosa significano tutte queste sigle? Te lo spiego io. Quando ci si affaccia al mondo della nutrizione, del benessere, del dimagrimento, del fitness, ma non solo, è impossibile non imbattersi in alcune sigle come BMR, NEAT, TDEE, eccetera, eccetera. Sigle che per la maggior parte delle persone sono sconosciute, sono arabo, non sanno cosa significhino. Quindi adesso cerchiamo di fare chiarezza. Partiamo dal BMR o BMR, visto che è un acronimo inglese, che sta per Basal Metabolic Rate, ovvero il metabolismo basale. Cos'è il metabolismo basale? Ne ho parlato in tanti altri video, se vuoi approfondire vagli a recuperare, però fondamentalmente è l'energia che il nostro corpo consuma per il solo fatto di essere in vita, quindi è l'energia che consumiamo quando stiamo completamente fermi, allettati, senza muoverci. Ovviamente questo varia da persona a persona e dipende da una serie di fattori, non ultimo la massa muscolare, quindi più muscolo ci abbiamo, più è alto il metabolismo basale. Il metabolismo basale è il punto di partenza per poi calcolare il TDEE, ovvero il Total Daily Energy Expenditure, ovvero l'energia che consumiamo durante la giornata. Come si calcola? Ci sono diversi modi. Il più semplice è quello di moltiplicare il metabolismo basale per un valore che si chiama PAL, ovvero Physic Activity Level, ovvero livello di attività fisica che varia da 1.2, può arrivare anche a 3 in base appunto all'attività giornaliera che uno svolge. Per esempio, se una persona è fortemente sedentaria, con lavoro sedentario, non si muove, non fa neanche un piano di scale e sta seduto tutto il giorno, vuol dire che un livello di attività fisica bassissimo, quindi 1.2, e quindi per calcolare quanta energia consuma durante la giornata si moltiplicherà il metabolismo basale per 1.2. Una persona invece molto attiva lo può moltiplicare per 1.5, per 1.6, e fino ad arrivare agli sportivi che possono moltiplicarlo anche per 3, addirittura anche di più in alcuni casi. Un altro metodo per calcolare il TDEE, quindi il Total Daily Energy Expenditure, è quello di sommare al BMR, cioè il metabolismo basale, il NEAT o NIT, il Non Exercise Activity Thermogenesis, quindi la termogenesi, quindi l'energia che viene consumata dalle attività che non sono esercizio fisico, quindi le attività giornaliere, quali che siano. E andare a lavoro a piedi, lavare i piatti, passare l'aspirapolvere, fare un piano di scale, sono tutte attività che ci fanno comunque consumare energia e che spesso e volentieri sottovalutiamo, perché se andiamo a controllare la somma totale delle energie che consumiamo durante la giornata, a parte il metabolismo basale che rappresenta mediamente il 60% delle energie che consumiamo durante la giornata, il NEAT o NIT, dipende come lo vogliamo pronunciare, arriva anche a oltre il 20%, molto più dell'attività fisica, perché spesso e volentieri chi fa attività fisica consuma un 10-15% delle energie totali spese durante la giornata. Quindi stare attenti al NEAT o al NIT è fondamentale, perché appunto sono piccoli gesti che nel lungo periodo possono fare veramente la differenza. Ovviamente al metabolismo basale dobbiamo appunto sommare il NEAT, ma anche appunto l'energia che abbiamo consumato con l'attività fisica, se la facciamo. Quindi per calcolare il TDEE possiamo andare a moltiplicare il metabolismo basale per un valore PAL, quindi Physical Activity Level, che varia da 1.2 fino a 2.5-3 di solito, oppure andare a sommare al BMR, quindi al metabolismo basale, il NEAT e l'attività fisica qualora venga svolta. Un'altra sigla da tenere in considerazione è il BMI o IMC, ovvero il Body Mass Index o indice di massa corporea, che è praticamente il rapporto peso-altezza. Anche di questo ne ho parlato in altri video, se vuoi vagli a recuperare. Comunque ti lascio tutti i link giù in descrizione. Quindi ricapitoliamo un attimo tutte le sigle: BMR, ovvero Basal Metabolic Rate, il metabolismo basale.
PAL, Physical Activity Level, ovvero il livello di attività fisica, che è un valore che va moltiplicato al metabolismo basale per ottenere il TDEE, ovvero il Total Daily Energy Expenditure, ovvero l'energia che consumiamo durante la giornata. Un'altra cosa da tenere in considerazione è il NEAT, il Non Exercise Activity Thermogenesis, quindi l'energia che consumiamo nelle attività quotidiane, dal passare l'aspirapolvere al fare le scale. Poi abbiamo l'IMC o il BMI, in base all'acronimo, se italiano o in inglese, che è l'indice di massa corporea, oppure Body Mass Index, che fondamentalmente è il rapporto peso-altezza, che su una scala ci dice se siamo normopeso, sovrappeso, sottopeso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi spero di aver chiarito un po' tutte queste sigle che possono creare confusione a tante persone. Quindi io mi fermo qui. Come sempre ti invito a lasciare un like, a iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, a condividere il video se pensi che possa essere utile anche per altri. Noi ci vediamo alla prossima e mi raccomando, sempre carica e motivata.